Social e campagna elettorale non sempre vanno d'accordo e capita alle volte di commettere degli errori che accendono inevitabilmente la polemica. E quanto accaduto a Loredana Di Cuonzo, candidata al comune di Lecce con il PD e dirigente di un noto liceo classico, che in una domenica, per errore a suo dire, pubblica un suo reel elettorale sulla pagina social del suo liceo. È una città baciata dal sole e dalle mille bellezze. È una città che può sfruttare queste sue doti per incrementare sempre di più un mercato, quello del turismo, che dà posti di lavoro e che fa crescere la città stessa non solo economicamente, ma anche da un punto di vista culturale. Un video rimasto online solo pochi minuti in realtà, perché la dirigente, avvertita della svista dei suoi stessi studenti, ha rimosso subito il video, diventando però virale sulle chat dei genitori in pochissimo tempo. Un errore del quale la dirigente chiede scusa. In merito a quanto accaduto ieri, pur mettendo in premessa le mie scuse, devo precisare che involontariamente, per mero errore, inserendo questo filmato personale non da computer ma da telefono cellulare, si è verificata la situazione di cui stiamo parlando. In ogni caso, per evitare che questo in seguito si ripeta, poiché come dirigente gestisco il profilo della scuola, ho già passato tutto al vicario, anche perché dal 1° settembre ci sarà un altro preside, quindi tanto vale anticipare i tempi. Quindi bene l'azione dell'amministrazione Salvemini, che ha regolamentato molte cose e che deve completare, a mio modo di vedere, il suo percorso.